più vai con questi meccanismi, più stai male, perché vai in un circolo di depressione, poi vai giù fino ad arrivare a cose brutte come il suicidio. Molti depressi arrivano a suicidarsi, quindi a fare degli atti, che poi è questo, l'infelicità ti porta a questo, che poi c'è dietro tutto un meccanismo di chimica del cervello. Quindi i psichiatri sanno meglio di me che poi l'infelicità ti porta a non produrre più cellule endorfine, non so bene come si chiamano, un po' so, endorfine, sì. Questo. Oh, prendo un attimo di fiato. Un po' d'acqua. Ce l'ho qua? Ce l'hai? Sì. Fa molto bene. Beh, fino non adesso... ci vorrà mica l'altro applauso, eh? Non ci vorrà l'altro applauso? No, 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 penso che fino adesso io ho avuto solo quell'attimo lì che era più un fatto di realizzazione mia personale. E quindi di uscire, questo è solo è un piccolo passo mio, ma che ha molto valore e che sicuramente diventerà sempre più grande, quindi non è un fatto di casare, è un fatto di consapevolezza di quello che sto diffondendo, quindi è una consapevolezza di quello che io mi sento dentro e quindi percepisco anche dalle persone. Quindi io ho fatto un po' un percorso prima sulla rete, sul web, quindi per vedere che possibilità aveva tutto questo, e poi nel diffonderlo sto vedendo pian piano che già il fatto che non sono qui da solo, quindi ho delle persone intorno, e poi percepisco la... siete pagati? Percepisco l'attenzione delle persone, quindi questo mi dà gioia, quindi molta gioia in questo momento. Sì, bevo. Dai, che se no... Non per farti venire avanti. Sono ancora un po' agitato, mi sfogo parlando. Si sente? C'è il microfono acceso? È stato peggio fermarmi perché ho preso coscienza della situazione. Sì, sì. Fino adesso è molto interessante, vero? Molto interessante. Meno perché sei modesto. E questo ci siamo dimenticati di dirlo. Soprattutto ecco. Sei modesto. Sì. Sei pronto? Sono pronto. A che punto ero? Cara amica, siamo verso l'indipendenza. Dopo la cura, la condivisione. No? Sì, fammi un attimo, no, sai che io ci impiego per arrivare verso il progetto della casa, no? E tu arrivi a dire per cambiare, per stare bene, ho bisogno di staccarmi dal sistema, in sostanza. Certo, il fatto di curarsi e quindi di curarsi da depressione, quindi da ansia, una delle cose primarie che ho appreso è stata quella di staccarsi da un sistema e una società e un ambiente che trasmette dalla mattina alla sera dei messaggi ansiogeni e quindi restando appunto in questo sistema sei comunque in uno stato sempre di ansia, anche perché i messaggi che vengono da televisioni, telegiornali, sono tutti di paura, quindi non trasmettono cose serene, che ti fanno stare sereno, anzi ti trasmettono solo cose che per un motivo ben logico e quindi
per un motivo di produttività, quindi vengono mandati dei messaggi appunto per far mettere uno stato di paura e di ansia ad una persona. Mantenere l'ansia, più la persona è in ansia, più fa guadagnare quindi alla società. Poi non vado ad entrare in tutto questo meccanismo mostruoso e crudele, però quello appunto che ho dovuto fare è stato proprio staccarmi completamente, staccarmi da tutti questi messaggi negativi che arrivavano dall'esterno. Quindi una delle prime cose è stata non guardare più la televisione, quindi, e poi iniziare a essere, a non dipendere più, no? Da cose che mi mettevano, che mi imponevano, quindi non so, come il gas, come cioè avere delle cose che ti vengono imposte dopo sì, a tutte le dipendenze. Quindi come ho iniziato con smettere di fumare, smettere tutte queste piccole tra virgolette dipendenze, ho iniziato anche su dipendenze proprio materiali, e però avevo non avendo più, trovandomi disoccupato e dovendomi staccare da questo meccanismo, quindi o resti dentro e quindi mi stresso e mi metto nel meccanismo di ansia, oppure mi stacco e inizio a trovare delle soluzioni. Non so cosa mi è scattato sinceramente, ma ho detto io devo sopravvivere in una maniera o nell'altra. Vendo casa mia, avevo una casa sopra Langhirano, l'ho venduta a 75.000 euro, avevo un mutuo da pagare, ne ho cercata una vecchia, no, da mettere a posto, perché il mio principale obiettivo era quello di avere almeno un tetto sopra la testa, nel senso che almeno mi mettevo al sicuro, no? Mi toglievo il mutuo, che è un peso che ti viene imposto, quindi anche questo ti dà ansia perenne, e mi sono tolto proprio da tutte queste cose. Ho detto ok, io adesso però sono tranquillo. Con i soldi da parte ho iniziato a vivere, e quindi ho pagato casa mia, sono riuscito a pagarla 35.000, e con il resto dei soldi mi fermo. Non perde il filo. No? Hai visto che bravo che sono? Bravo. È andato bene. Bravo. No, perché so che ci sei tu, se ne... Hai voluto l'orologio, no? Lì, giusto per evitare... Non l'hai guardato? No, assolutamente. Ah, sì. Perché meglio qui. Sì. No, ormai ci siamo, poi facciamo perché tempo. Perché sennò si vincola per te. Ma lui voleva vincolarsi, infatti. Sì, io volevo vincolarmi, sì, perché è abituato. Vedi che sei abituato a non vincolarti, tu non dipendere da te. Svegliarsi. Sono libero ormai, sono libero. Ma lui un po' meno. Non ho più catene. Da. Riconducimi. Che aveva 35.000 euro, ha preso una casina in Roma. E non so dove l'hai presa. Sì. Ti sostituisco. Hai visto? Grazie. Mi è già smollato. Sì, e poi da lì ho iniziato a... Con i soldi rimanenti? Sì, con i soldi rimanenti ho iniziato a fare dei lavori per casa mia, e quindi l'idea era quella di iniziare a staccarmi da... cioè più che staccarmi, diciamo, fare una casa che non mi facesse spendere soldi, no? E quindi uno dei miei progetti è stato: guardate che
si può vivere tranquillamente senza spendendo pochissimi soldi. Quindi l'unico fine, no, che noi dovremmo avere e che io in questo momento sto già realizzando è quello che l'unico pensiero dovrebbe essere il bisogno di procurarci da mangiare. Come? Cioè, l'unico bisogno primitivo della dieta, del procacciare, che c'è scritto dietro lì, il cibo. Si dice veramente, si dice davvero. Procacciare il cibo deve essere il nostro unico pensiero, perché è l'unico bisogno fisico. Tutti gli altri bisogni sono cose che ci siamo creati noi con delle regole, con delle cose che alla fine non abbiamo più bisogno. Perché non abbiamo più bisogno? Perché in questo momento abbiamo le innovazioni, no? I saperi del passato uniti alle innovazioni, alle tecnologie che ci permettono di poter avere una casa come quella che ho realizzato io e sto tuttora realizzando, che ci permette di essere autonoma, anzi mi fa guadagnare, nel senso che dopo questa casa non mi fa solo spendere soldi, ma mi fa anche guadagnare dei soldi. Quindi questo diciamo che è il completamento del prendersi cura e migliorare se stessi, poi migliorare il posto in cui si vive per vivere meglio. Quindi questo diciamo, questo è il cammino, quindi riuscire a fare una cosa che ti migliori a vivere, no? Spendendo pochissimi soldi, perché io ho speso pochissimi soldi nel farlo, quindi non i milioni per fare chissà cosa, ma spendendo pochissimi soldi per farlo, lavorando senza stress e senza alcuna imposizione o altre cose, serenamente, prendendomi cura di me, migliorando la mia alimentazione, perché avendo dei tempi non imposti e sovrumani a fare delle cose inutili, avevo dei tempi dove dicevo ok, adesso mi fermo perché voglio prendermi cura e farmi da mangiare buono, perché voglio prendermi cura anche sull'igiene, perché dopo anche su tutte queste piccole cose, che sono soprattutto tutte cose che ti fanno star bene. E quindi facevo le cose che mi facevano star bene, ascoltando il mio corpo, quindi iniziando ad ascoltare il mio corpo, e quindi cosa mi faceva star bene e cosa non mi faceva star bene. Se dovevo smettere un lavoro, mi fermavo, smettevo quel lavoro senza nessuna imposizione e magari ne facevo un altro. Se mi alzavo la mattina, mi alzo la mattina e non voglio fare quella determinata cosa, non la faccio. Non succede niente, perché l'unico bisogno è quello del mangiare. Stop. La cosa, essendo nel meccanismo, la cosa sembra impossibile, sembra quasi un sogno, tipo, non so, tu Ivan sei un sognatore, arrivare. Invece è possibile, è facile, non ci vuole molto, tutte le persone lo possono fare. È più difficile il processo mentale del staccarsi e del mettersi questa la gabbia proprio mentale del riuscire a cambiare, quindi mettersi a fare una cosa, pensare che sia possibile fare certe cose, essere liberi. Ecco il perché di questo video, e quindi dimostrare le cose reali, ecco il perché del mio diffondere, ecco il perché del fare una cosa in concreto, perché di queste cose ne hanno magari parlato tanto in precedenza di persone come me, quindi di migliorare, di fare, però nel concreto io ci sono riuscito, e quindi sono riuscito proprio a fare in modo che io sono 2 anni, no?
che vivo tranquillamente bene spendendo 125-140 euro al massimo al mese, cosa che